Bentornati carissimi amici Retro in Twilight Syndrome Investigation, questo sarà il capitolo numero 2, ovviamente sarà un capitolo molto molto lungo e cercherò di guidarvi nel top, ovvero per quanto riguarda le nostre competenze, perché completare un gioco del genere sapete che non è semplice, specialmente per quanto riguarda l'interpretazione delle scritture, e quindi ragazzi cerchiamo assieme di capirci che cosa tratta, o meglio noi siamo riusciti a completare diciamo questo capitolo, però evidentemente non al 100% per il semplice fatto che alla fin fine di tutti questi capitoli avrebbe dovuto saltare fuori diciamo un capitolo extra che a noi purtroppo non è uscito. Non importa, cercheremo comunque di guidarci in base a quello che abbiamo fatto, ovvero nel nostro meglio. Comunque abbiamo visto, è una bella giornata e qualcuno è al bar. Vediamo giusto che cosa accadrà. Ok, qualcuno sta rendendo omaggio a un morto. Qualcuno è morto. E questo diciamo che l'abbiamo capito tutti. Ok, a inizio il secondo capitolo. Se non sbaglio, appunto qua il preside dell'istituto scolastico della scuola deve aver riunito tutti per rendere omaggio a una persona che è scomparsa, probabilmente a uno studente. Questo è andando a interpretazione, non che io sappia il giapponese, per carità. Ma per quanto riguarda appunto è un modo che hanno loro di informare che è scomparso qualcuno oppure che è stato ritrovato morto. Comunque quando ci sono queste riunioni vuol dire che è successo qualcosa di tragico. E infatti le nostre protagoniste staranno infatti parlando tra di loro sul fatto che è scomparsa questa persona o è morta questa persona. E quindi vogliono capire probabilmente il luogo dove questa persona è scomparsa. Le nostre opzioni, allora, da quel che abbiamo capito noi, selezionare spesso la domanda porta sempre alla via giusta. Quindi abbiamo scelto A appunto perché per noi è più corretto così. Perché fare delle domande troppo, come si può dire, delle affermazioni, va a finire che purtroppo i nemici, o meglio, ci possono ammazzare e di conseguenza terminare il capitolo nella maniera più brutta che ci sia. Perciò, a maggior ragione, fate sempre i punti interrogativi. Quindi da quel che ho capito, in tarda serata le nostre protagoniste si sono introdotte nuovamente nell'istituto scolastico, giusto per indagare questa cosa, ovvero la scomparsa di una persona. Quindi dobbiamo cercare di esaminare tutte le stanze possibili in modo tale da poter poi arrivare al punto dove sono scomparse. Se non ricordo male, erano scomparse proprio verso la palestra.
o meglio, questa persona era scomparsa verso la palestra. Quindi il nostro obiettivo è cercare di raggiungere quel luogo il prima possibile. Notiamo sempre l'indicatore della vita di sopra, perché se accade qualcosa, vedremo le nostre protagoniste agitarsi, di conseguenza l'elettrocardiogramma varierà. Sì, prima qua c'è da cercare, diciamo, tra i vari cassetti che riguardano ogni studente, i propri armadietti, se proprio vogliamo darci un occhio. Mi raccomando, questo gioco qua è molto molto complesso. Dovete esaminare ogni cosa, ragazzi. Ogni cosa, anche se sembra una stupidata, è fondamentale per completarlo. Fidatevi. È la cosa strana che si è aperto da solo, eh? Manca una scarpa, ragazzi. Quindi di conseguenza, dove sarà l'altra scarpa? Probabilmente sarà appartenuta alla vittima. E noi adesso andremo a cercarla, perché ritrovare un oggetto di un defunto potrebbe risultare importante per far sì che possa andare all'aldilà. E questo, ragazzi, si è già dimostrato anche nel capitolo precedente. Non dell'investigation, ma del Twilight Syndrome Search. Ok, la direzione è giusta. La palestra, proprio come vi dicevo, è inizio racconto. Racconto, capitolo, chiamatelo come meglio credete. Ok, qua cominceranno adesso le cose strane, ragazzi. Non spaventatevi, è proprio il capitolo che è così. Ok, erano entrambe delle risposte un po' titubanti. Qua sono andato a caso, eh. Rumori sospetti, eh.
Attenzione adesso. Qua potrebbe verificarsi qualche evento molto particolare in questa sala dei pesi. Però mi domando, a ragazzi così a fargli fare dei pesi del genere non è che sia il massimo per la salute, eh? Giriamo qua attorno perché potrebbe verificarsi qualcosa, eh? Continuate a cercare finché non appare. Questo ragazzi è il ragazzo scomparso. Attenzione, attenzione a quello che gli diciamo, eh. E alle risposte, perché noi dobbiamo assolutamente aiutarlo ad andare nell'aldilà. Mi raccomando. Perché da quel che abbiamo capito, ciò che a lui interessa è ritrovare la sua scarpa, perché avete visto che manca una scarpa effettivamente. Mi raccomando, con gli spettri siamo gentili e non usare termini esclamativi, perché sennò se scompare in maniera brusca, per noi vuol dire che il capitolo si concluderà male, molto male. Ovviamente risposte sicure e decise, mai aggressive e mai titubanti. Questo è quello che abbiamo sempre capito. Ok, abbiamo capito che dobbiamo ritrovare la sua scarpa, quindi adesso dobbiamo iniziare le indagini all'interno della scuola. Questo dovrebbe essere un normale orario di scuola, esattamente. Infatti le nostre ragazze discuteranno quanto abbiamo visto e adesso noi dovremo assolutamente andare in giro per l'istituto a cercare la scarpa, in modo tale da poter permettere allo spettro di poter andare nell'aldilà senza pensieri.
誰？誰なの？知ってる？岸美香さん。どうして僕に会いに来るの？僕のこと。Scelta decisa, mi raccomando. Avete visto quindi lo svolgimento di questi fatti? Che cosa ha portato? Dobbiamo avere informazioni più che altro relative alla sua morte, giusto per avere degli indizi in più. E questo è quello che è, diciamo, quello che abbiamo potuto capire. E penso che quindi abbiamo dato le risposte giuste se sta parlando. Lui è riuscito a fidarsi di noi. Abbiamo ottenuto la fiducia. Urandere te? Poi cosa? してない。僕は何もしてない。うまくやってるんだ。僕うまくやってるよ。したんだ。いいんだ、見つからないんだ。Mi raccomando, risposta interrogativa, possibilmente. Anzi no, risposta titubante, forse perché lui si è alterato, qualcosa del genere. Sì, probabilmente per il fatto che si sta alterando. Ecco, adesso era risposta interrogativa. Saeki. Boku, umaku yatteru yo. Umaku yatteru nda. Umaku yatta. Umaku yatteru nda. Penso che abbia proprio descritto l'attimo della sua morte e quindi per questo che l'abbia fatto un po' alterare. Adesso le nostre ragazze discuteranno sul fatto, ma chi lo ha ucciso? È questo quello che conta anche sapere.
Questo era quanto successo nel passato, quindi è giusto, ragazzi. Se vi accade, o meglio, vi salta fuori questa scena animata, vuol dire che abbiamo fatto giusto. Se non sbaglio, questo dovrebbe essere uno degli studenti che era rimasto coinvolto nell'incidente, o meglio, tra di quelli che tra i due ragazzi, uno era morto e questo invece era sopravvissuto. Quindi adesso che si è ripreso, dobbiamo porgli delle domande in modo tale da sapere se si ricorda qualcosa di quanto è successo quella notte.
Ok, siamo giunti nell'ultima fase, diciamo, dell'indagine. Ho preferito evitare il commento perché se non so quello che bene o male si dicono è inutile che mi inventi le cose. Perciò ho preferito far scorrere i fatti e concentrarmi proprio sul commento dove effettivamente le cose sono un pochino più comprensibili e riguardano proprio gli elementi fondamentali per completare questa indagine. Dunque, facciamo un riepilogo della situazione. C'è uno strano spettro nella palestra. Questo strano spettro ha una faccenda in sospeso, ovvero è stato ucciso, ma manca qualcosa, ovvero una scarpa. Sì, può sembrare ridicolo, ma quello potrebbe essere un elemento fondamentale per completare, ovvero l'indagine. Le nostre protagoniste hanno tentato di parlare con lo spettro, abbiamo capito che è molto turbato e finché non avrà ciò che gli manca non potrà lasciare questo mondo. E noi cercheremo di riportare allo spettro ciò che gli manca, ovvero le due protagoniste hanno preferito agire momentaneamente da sole perché probabilmente l'altra è contraria sul fatto di proseguire completamente le indagini, perché potrebbe girare ancora l'assassino qua attorno. Noi adesso parleremo per l'ultima volta con lo spettro.僕じゃないんだ。僕じゃない。 Ora vi starete domandando il perché è accaduto questo. Ora, vi dico che la nostra protagonista ha dei poteri sensitivi. Questa ragazza qua, non mi ricordo se si chiamava Cisato, ha il potere di vedere, non dico proprio il passato, ma di avere, diciamo, delle visioni su quanto è accaduto allo spettro. E praticamente questa banda qua di teppisti, che sono praticamente degli studenti della scuola, hanno aggredito lo sfortunato ragazzo proprio per motivi futili, proprio per motivi di bullismo a quanto pare. E di conseguenza, senza probabilmente volerlo fare apposta, l'hanno ammazzato. Soltanto che nel gettare probabilmente il cadavere esternamente, hanno praticamente
praticamente lasciato una scarpa via e quindi cioè deve essere scivolata una scarpa e di conseguenza nella fretta e tutto questa scarpa qua è rimasta da qualche parte esternamente e quindi bisognerebbe tramite questa visione poi ricordare effettivamente il luogo giusto. Comunque ragazzi, vi faccio vedere tutto. Dopo praticamente che ha avuto la visione, diciamo, della sua morte, ovviamente ha perso i sensi. E adesso spiegherà alle ragazze cosa ha visto e dove praticamente si può raggiungere la soluzione di questo caso.
Ok, abbiamo trovato adesso il responsabile dell'omicidio, stando appunto alla visione dello spettro. Ciò che adesso noi dobbiamo fare è assolutamente far sì che lui si consegni alla polizia e confessi quanto ha fatto. E in base alle risposte che noi diamo, accadrà appunto ciò. Se diamo delle risposte sbagliate, questo potrebbe anche ucciderci, se non sbaglio. E inoltre, oppure una delle altre versioni potrebbe essere il fatto che non si consegni alla polizia. Sì, diciamo che sono queste le due opzioni, o che ci ride, sono tre le opzioni, o che ci ride dietro e se ne va, o che ci pesta, oppure che si consegna alla polizia. Noi dobbiamo andare in base alle domande che facciamo, ovvero, ripeto, domande sensate e non troppo aggressive, perché ci troviamo davanti appunto a un assassino. E anche qui, ragazzi, non è semplice perché bisognerebbe andare poi a tentativi, perché il giapponese, ripeto, io non lo so. Però mi baso appunto sul fatto che se la domanda è aggressiva col punto esclamativo, o è interrogativa, o è diretta.僕は何もしてない。聞きたくないよ。そんなこと聞きたくないんだ。違う。やだ。 やだよ。
ぜなんだろう。人の金取ったりするんだよ。なぜなのかな。あいつらいつもああなんだ。僕を困らせて楽しむんだ。なぜなんだろう。なぜなのかな。だけど僕うまくやってきたんだよ。今までずっとうまくやってきたはずなのに。あいつら、あいつらが、あいつらが、絶対あいつらが隠したんだ。僕の体育館履き。ねえ、知らない？僕の体育館履き見つからないんだ。いくら探してもさ。ねえ、知らない？僕さ、ずっとうまくやってきたんだよ。なぜなのかな。何言ってんだよ。かわいそうってなんだよ。あいつらが、あいつらが悪いだけなんだよ。畜生、そんなこと言うなよ。くそ、くそ、畜生。うわあ。Ok, stando agli indizi che abbiamo raccolto, la scarpa dello spettro è proprio qua attorno. Perfetto, ora rimettiamola nell'armadietto e dovremo concludere così la faccenda per lo spettro. Perfetto, abbiamo concluso così la faccenda. Adesso, in base al giudizio che ci verrà dato, scopriremo se abbiamo completato o no questo lungo capitolo. Io per il momento vi saluto, anche se effettivamente non è stato un commento troppo insistente, perché è meglio evitare, diciamo, un capitolo con un commento se magari non si sa completamente quello che c'è scritto, perché, ripeto, andavo a intuizione. Io per il momento vi saluto e ci sentiamo al prossimo capitolo. Ciao ciao!